curriculum di Eric Laurent è, direi, piuttosto straordinario, per cui davvero credo che dobbiamo essere riconoscenti a Glocal e a lui per aver accettato di venire a Trento. Reporter di Radio France su conflitti come quello israelo-arabo del 73, come l'Afghanistan del 79, come l'invasione israeliana del Libano nell'82, collaboratore di Servan Schreiber, fondatore dell'Express, quindi mito del giornalismo internazionale, e poi studioso, autore, pubblicista, autore di libri tradotti in molte lingue, sulla guerra del Golfo, per esempio, sulla guerra dei Bush, sulla faccia nascosta del petrolio, ma anche sulla faccia nascosta delle banche, e come ultimo, credo, per ora, titolo, un libro che credo che sia molto interessante, è uscito soltanto in francese per il momento, sulla delocalizzazione. Sulla delocalizzazione, con una domanda molto drammatiche, questo signore è abituato forse alle domande drammatiche: se un paese può perdere i suoi occupati, i suoi lavoratori, delocalizzando appunto, e continuare a prosperare, quindi in uno scenario internazionale, una delle domande di fondo dell'economia internazionale di oggi. Quindi, insomma, è un relatore coi fiocchi. Io voglio solo aggiungere, prima di lasciarvi la parola, senza domande, perché è più interessante, credo, sentire la sua ricostruzione, che poi c'è anche in questo libro, vorrei solo dire che il tema è attualissimo, non soltanto perché il petrolio è sempre attuale, ma perché per esempio 2 giorni fa è uscita la notizia della cosiddetta guerra elettorale della benzina negli Stati Uniti, con Obama Barack che rischia, dicono i sondaggi, la rielezione nel 2012 proprio a causa dell'aumento per gli americani esagerato del prezzo del petrolio, con il record degli ultimi 33 mesi, $4 al gallone, i futures sulla benzina. A casa nostra l'Eni che chiude il primo trimestre con utili aumentati del 15%, e naturalmente la stampa economica è molto contenta che l'Eni, fiore dell'economia nazionale, aumenti gli utili. Poi naturalmente c'è una faccia nascosta e diversa della medaglia, e poi delle cose curiose come la terribile polemica sul petrolio al largo delle isole Tremiti. Fa un po' ridere, ma c'è il petrolio al largo delle isole Tremiti, e Legambiente lancia l'allarme perché l'estrazione del petrolio dai mari italiani è un folle progetto che ipoteca lo sviluppo futuro dell'economia fondata sull'uso sostenibile del mare, sul turismo e sulla pesca. Viceversa, siamo molto confortati dal fatto, anche per controbilanciare il radicale pessimismo di questo libro, che in Basilicata, proprio oggi, è stato firmato un memorandum d'intesa per l'aumento di 50.000 barili al giorno della produzione di petrolio entro il 2015 nel giacimento di Tempa Rossa. Questo naturalmente cambia totalmente gli scenari mondiali del petrolio che saranno analizzati da Eric Laurent, ma per dire che anche in Italia qualcosa si continua a muovere sul petrolio. Quello che si muove di più è il prezzo, però. Questo libro, uscito nel 2006, parlava di un prezzo di $68.25 a barile. Siamo arrivati a 113, quindi siamo più o meno il doppio, no? In 5 anni di tempo, e ovviamente ci sono forti tensioni a livello internazionale che continuano. Ancora un minuto per dire che questo libro è straordinariamente interessante, anche perché ci racconta un po' anche l'autobiografia di questo giornalista, che non vorrei neanche dire che fa controinformazione, perché in realtà sarebbe l'informazione che tutti i giornalisti di inchiesta seria dovrebbero fare, cioè prendere un problema, analizzarlo, scavarlo, trivellarlo, per usare un termine petrolifero, acquisire tutti i dati e poi raccontarli. Non siamo molto abituati a questo, c'è molta voglia di giornalismo di intrattenimento oggi, e quindi è un piacere presentare uno che non fa giornalismo di intrattenimento. Cito solo da questo libro straordinariamente interessante il fatto che lui a 25 anni
ebbe la fortuna di intervistare Albert Speer, uno dei notabili del regime nazista, che gli disse con molta semplicità che alla domanda perché avete invaso la Russia, ma abbiamo invaso la Russia per il petrolio, quindi come dire, una delle tante dimostrazioni di come le guerre siano molto spesso legate a questa risorsa di giacimenti di energia fossile. Ma infine un'ultima citazione invece sugli uomini neri, perché mi hanno fatto venire in mente quel cormorano che di solito si usa come immagine emblematica della guerra del Golfo, e invece in questo caso non è, sono cormorani umani, si potrebbe dire, sono persone. Nell'isola di Artyom siamo nell'Azerbaigian sovietico, e questo è l'episodio. Una bidonville lacustre, cammino sul pontile, ci sono torri di trivellazione tutto intorno, è tutto nero petrolio. Ripenso immediatamente ai racconti di inizio secolo, a questa città nera dove gli operai si ammassavano, ed eccomi lì ancora davanti ai miei occhi, sono volti diffidenti e ostili, escono da queste abitazioni con gli abiti e i visi letteralmente impregnati di petrolio. Se ne vada, non ha nulla da fare qui. L'uomo che mi rimprovera è a 2 metri da me, indossa una canottiera sporca e un paio di jeans da lavoro, in mano una sbarra di ferro. Vive qui da molto tempo, chiedo. Rivolge un breve sguardo ai suoi compagni, qualcuno gli traduce la mia domanda, che viene visibilmente interpretata come una provocazione. Se non te ne vai immediatamente, ti distruggiamo la macchina, poi ci occupiamo di te e del tuo autista. Torno indietro, l'autista è già al volante e partiamo immediatamente. Mi volto, sono immobili sul pontile. Sembrano fantasmi del passato, uomini dimenticati su questo territorio lugubre ormai abbandonato. Di ritorno a Baku ceno con un diplomatico. È stato ad Artyom? Che idea, non c'è nulla da vedere laggiù. Gli rispondo, dipende dai punti di vista. Ecco, credo che sia una questione di punti di vista, è molto interessante per noi sentire il punto di vista di un radicale pessimista, ma alla luce di una radicale analisi che è stata fatta in questo libro e negli altri libri di Eric Laurent, a cui cedo la parola. Bisogna sapere fino a che punto negli Stati Uniti il petrolio in effetti è un interesse politico strategico. E poi tra l'altro è anche un problema di sicurezza nazionale per gli Stati Uniti, fondamentale. Allora vi cito 2 dati. Il 6% della popolazione mondiale e il consumo del petrolio, che rappresenta il 30% del consumo del pianeta in generale. E in effetti quando osserviamo qual è lo sviluppo del petrolio dall'inizio di questo del secolo scorso, in realtà vediamo come il punto di partenza sono sempre comunque gli Stati Uniti, evidentemente, perché lo stile di vita, in effetti la civiltà stessa che è stata creata effettivamente hanno consistito nell'utilizzare l'automobile, il mezzo costantemente e permanentemente. Devo sottolineare che a un certo punto, con grande paura per la maggior parte dei produttori di petrolio, il prezzo del barile era crollato e valeva meno del prezzo dell'acqua. E poi, evidentemente, lo sviluppo dell'automobile, dell'industria automobilistica, dei pneumatici, il consumo intenso della società di consumi hanno consentito in effetti di ottenere appunto un aumento anche del consumo a livelli elevatissimi. Vi faccio un esempio soltanto. Negli Stati Uniti, negli anni 30, c'erano più automobili in tutti gli stati americani che non attraverso tutta l'Europa negli anni 60, cioè 30 anni dopo. E questo già come primo dato. Poi un altro punto,
Il petrolio si è rivelato molto rapidamente una materia prima altamente strategica. E per un motivo molto semplice, peraltro, e cioè che in effetti abbiamo capito fin dalla prima guerra mondiale che potevamo guadagnare delle guerre, vincere le guerre, con il petrolio, con un mezzo come il petrolio, che si potevano fare anche guerre per il petrolio stesso e effettivamente per aggiudicarsi dei giacimenti petroliferi fondamentali. Per esempio, non so, c'è un paradosso oggigiorno che è abbastanza divertente e che è molto sapido e ricco di insegnamenti per la storia, e cioè il fatto che in fondo i primi giacimenti petroliferi che hanno garantito la crescita e la prosperità di tutto l'Occidente erano localizzati in due regioni, che ancora oggi sono le due regioni più importanti, le regioni chiave per l'approvvigionamento geopolitico, ovvero innanzitutto la Persia, l'Iran di oggi, insomma, dove un solo unico produttore si era fatto praticamente aggiudicare dallo Shah di Persia l'equivalente di 770.000 chilometri quadrati per $1 milione di allora. Ovviamente le concessioni che venivano rilasciate dovevano andare avanti fino all'inizio dell'anno 2000. E poi la seconda zona che è diventata molto fruttuosa, diciamo, molto redditizia, è ovviamente l'Iraq, dove si è creato addirittura il primo consorzio con delle compagnie petrolifere inglesi e americane. E appena vicino c'era anche una zona che era totalmente dimenticata e abbandonata, ed era l'Arabia Saudita, perché all'epoca le principali compagnie che producevano petrolio temevano un eccesso di produzione e malgrado in effetti gli sforzi, anzi peggio direi questi gesti imploranti del re dell'Arabia Saudita, che era pronto a concedere a prezzi ridicoli dei giacimenti petroliferi, nessuno andava in Arabia Saudita per un motivo semplice, cioè che la gente temeva innanzitutto di dover spendere moltissimo per del petrolio, che in effetti avrebbe poi generato un eccesso di produzione a livello mondiale e quindi poi un crollo dei prezzi, delle quotazioni, al punto peraltro che verso gli anni 30 o 35, nel momento in cui c'era la grossa crisi finanziaria che aveva colpito tutto il mondo dopo il 29, gli unici redditi dell'Arabia Saudita, che è oggi è il primo esportatore mondiale e produttore al mondo, gli unici redditi di allora dell'Arabia Saudita appunto erano i dazi pagati dai pellegrini che andavano alla Mecca e alla Medina. Naturalmente le cose sono cambiate subito dopo la seconda guerra mondiale. Già c'era un'organizzazione molto strutturata che era stata praticamente istituita dal 1928, era una specie di cartello vero e proprio che era stato effettivamente elaborato, ideato e poi deciso, che riuniva le sette grandi sorelle, le principali compagnie petrolifere, ed è quello che viene chiamato il patto di Achnacarry. È una regione della Scozia, una proprietà particolare, dove si erano riuniti i principali dirigenti delle industrie del petrolio. Avevano deciso di mettersi d'accordo sui prezzi innanzitutto, poi su dei contingenti di produzione e su in effetti diversi approvvigionamenti nei confronti dei paesi dell'Occidente che consumavano petrolio. E i termini dell'accordo erano così poco democratici che anche i dirigenti politici
dei paesi che ospitavano queste società, per esempio la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, ma anche la Francia, hanno voluto ignorare fino alla fine del secondo conflitto le condizioni, diciamo, i dettagli dell'accordo. E naturalmente più i dirigenti, le popolazioni dei paesi produttori di petrolio lo ignoravano. E la grande svolta in realtà è stata in effetti nel 1973. Perché in quell'anno tutti, o meglio, non tutti voi, visto i giovani volti, si ricorderanno della crisi petrolifera, che era il risultato di due fattori. Innanzitutto, in effetti, la guerra arabo-israeliana e poi anche la decisione di un certo numero di paesi arabi che producevano petrolio di decidere l'embargo nei confronti dei paesi che sostenevano Israele. Allora, la verità oggi, con il tempo che è trascorso, è che questo embargo in realtà non è mai funzionato, non è mai stato realmente applicato, solo che la paura stessa dell'embargo aveva in effetti sconvolto tutti i mercati e aveva spaventato mostruosamente i consumatori e indotto tutte le famose scene che vi ricorderete, le tarie alterne, le file dei consumatori con le loro auto davanti alle stazioni di servizio, eccetera eccetera. Paura e un panico fittizi, ma in realtà c'era una vera manipolazione dietro, che peraltro oggi è stata riconosciuta dalle grandi compagnie petrolifere. Il problema delle compagnie petrolifere all'inizio degli anni 70 era che avevano bisogno di un sacco di cash flow, di ottenere degli utili molto elevati, diciamo, per poter investire in nuove zone petrolifere, in particolare nel mare del nord, quindi esplorazioni offshore con piattaforme molto sofisticate che costavano moltissimo, oppure addirittura per sfruttare le zone petrolifere dell'Alaska. Ecco, è successo una cosa, un fenomeno fin dall'inizio degli anni 70 che è stato tale per cui le grandi compagnie petrolifere avevano praticamente indotto loro stessi, i paesi produttori di petrolio, a aumentare i prezzi del barile. E qui torniamo ad un fenomeno incredibile. E torniamo, cioè, faccio un breve flashback. Abbiamo costruito noi tutti la nostra crescita, la nostra prosperità economica dell'Occidente proprio su di un'economia su di una materia prima assolutamente svenduta in qualche modo, comunque economica. Io avevo condotto uno studio e avevo visto che fra il momento, cioè fra il 1900, il momento in cui il prezzo del barile in effetti ha cominciato a diventare una derrata commerciale, la guerra del 1914, poi la crisi e il crash del 29 a Wall Street, e poi ancora la seconda guerra mondiale, e poi ancora il secondo dopoguerra, ecco, fino alla metà degli anni 70 praticamente il prezzo del barile di petrolio non è mai cambiato, è rimasto sempre su un dollaro circa a barile per tutto questo arco di tempo. Quindi praticamente a un certo punto uno deve aver detto un giorno, un geologo, che il petrolio è il frutto di una notte d'amore praticamente tra il tempo e la materia, e ci sono voluti 500 milioni di anni per creare in effetti questa materia prima che è il petrolio, e in fondo è bastato un secolo, anzi meno di un secolo e mezzo, per arrivare praticamente all'esaurimento di questo
di questa materia, o quasi ad esaurimento di questa materia prima, e comunque ad un eccesso di utilizzo del petrolio. Tornare comunque a quello che dicevo prima, effettivamente i paesi produttori di petrolio avevano creato nel 60 la famosa OPEC, l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio. Però fra il 1960 e il 1972-73, appunto, cioè fino a questa prima crisi petrolifera famosa del 73, malgrado le richieste ripetute, gli sforzi fatti da parte di questi paesi stessi per ottenere un rialzo dei prezzi del petrolio, dei barili di petrolio, le grandi industrie del petrolio invece hanno sempre detto un no secco all'aumento del prezzo. Anche pochi centesimi sarebbero bastati come incremento ai paesi produttori. E quindi vuol dire che questo, in dollari costanti, nel corso degli anni, il costo di acquisto del barile diventava sempre meno elevato in fondo, dato che non cambiava mai la quotazione. E nel 1972-73 c'è stato questo incredibile fenomeno, appunto, dove improvvisamente le compagnie hanno chiesto ai dirigenti dei paesi produttori e ai paesi stessi di aumentare massicciamente i prezzi, le quotazioni del barile di petrolio. E mi ricordo in particolare di un responsabile di un'azienda di petrolio che era stato consulente per diversi governi. Mi aveva detto che si trovava a Baghdad nel 72, nella fase di nazionalizzazione del petrolio iracheno, ed era seduto vicino al ministro iracheno del petrolio, e per l'occasione era stato invitato anche un uomo che si chiamava James Atkins e che era consigliere per gli affari energetici del presidente Nixon quella volta, e che poi in seguito è diventato ambasciatore in Arabia Saudita. Ecco, Atkins è salito alla tribuna e ha detto: sentite, so che non dovrei rallegrarmi di questa nazionalizzazione, però adesso dovreste andare anche oltre e soprattutto dovreste in effetti aumentare il prezzo, le quotazioni del barile di petrolio, e dovreste anche arrivare fino a 6 o 7 dollari al barile. E questo amico mi dice di aver visto il ministro dell'Iraq che è sobbalzato e ha detto: come, cosa dice? 6 dollari? 7 dollari? Ma nessun dirigente arabo si sarebbe mai immaginato un prezzo così alto. Gli americani erano loro che domandavano di aumentare. E d'altra parte abbiamo visto poi come il prezzo raddoppiato, quadruplicato, ha distrutto poi l'economia dell'Occidente, perché siamo arrivati fino a 14 dollari al barile. Abbiamo visto che questa economia, questa crescita è continuata ed è stato un continuo rialzo. E in effetti, quando Sergio mi ha proposto il petrolio sangue del mondo, ho detto: ben centrato come termine e come metafora. Il petrolio in effetti è diffuso in tutte le vene e le arterie del nostro pianeta, della crescita del nostro pianeta, al punto tale che ha impregnato tutte le nostre vite e che siamo in effetti incapaci oggigiorno di pensarci senza petrolio, perché in effetti non è soltanto una materia prima di origine fossile, ma vuol dire anche oltre 100.000 derivati di tutti i tipi, di tutte le tecnologie e settori. I vestiti che avete addosso dipendono dal petrolio, costruire della strumentazione chirurgica dipende dal petrolio, oppure dei concimi, anche tutto quello che si chiama la new economy e le nuove tecnologie dell'informatica, progettare un computer, le chip, i microchip, partono dal petrolio. Quindi noi praticamente non siamo in grado di pensare a
ad un futuro, ad una vita futura senza petrolio, anche se di tanto in tanto ci prende la paura, ci prende in effetti il desiderio di cambiare radicalmente il nostro stile di vita. Voleva farmi una domanda? A partire da un certo momento, questa situazione di dipendenza in cui ci siamo finiti con ritrovare ha portato anche ad un capovolgimento dei poteri. E anche qui nell'indifferenza più assoluta, è proprio incredibile. Vi faccio un esempio soltanto. Allora, nel 1986 i paesi arabi, i principali produttori di petrolio, cioè l'Arabia Saudita, il Kuwait, l'Iraq, l'Iran, il Libano, la Libia, eccetera, eccetera, tutti i grossi produttori, hanno deciso di aumentare l'ammontare delle loro riserve ufficialmente dichiarate attestate. E del 65% le hanno aumentate, e cioè praticamente per un 300 miliardi di barili in più. L'unico problema, piccolo problema, è che in realtà non si era scoperto nel frattempo alcun nuovo giacimento in questi paesi, non uno che permettesse di in effetti giustificare un simile aumento delle riserve. Ed era un semplice giochino contabile, una specie di manipolazione appunto dei dati, ma forte così calcolo geopolitico, che permetteva a questi paesi in questo modo di aumentare i contingenti di produzione a cui avevano diritto nell'ambito dell'OPEC per la vendita del petrolio ai paesi consumatori. Era anche un altro modo per valorizzare il loro sottosuolo agli occhi dell'Occidente e le loro riserve ipotetiche, ed era ovviamente anche un mezzo, in effetti, per attribuirsi un'influenza geopolitica ed un'importanza presso i paesi consumatori molto maggiore di quella che non avessero avuto fino a quel punto. E quando ho scoperto queste cifre, sono rimasto interdetto, ne ho discusso anche con i responsabili, e tutti hanno riconosciuto che in effetti le cifre erano false. L'unico problemino, direi, è che questi 300 miliardi di barili in più sono stati integrati poi in tutte le proiezioni future, che prevedevano in effetti che ci sarebbe stata una certa crescita del consumo e quindi anche degli approvvigionamenti, eccetera. Vi faccio un altro esempio. Si è detto che non c'era nessun problema e che sarebbe stato fornito il petrolio a buon prezzo, nella misura in cui in un paese, o un paese come l'Arabia Saudita, avrebbe potuto produrre tipo 10, 12 milioni o persino 16 o 17 milioni di barili al giorno, e adesso ne produce 8 per dire, 8 milioni di barili al giorno. Beh, ecco, anche questo è un altro problema ovviamente, un altro inganno. Il problema è che ci sono due scuole, vorrei dire. Da quando c'è stata questa manipolazione, allora i sauditi sostengono che il loro sottosuolo, che apparentemente dovrebbe essere il più ricco al mondo, contiene 270 mila miliardi di barili di petrolio. D'altra parte ci sono le compagnie petrolifere americane che per decenni hanno sfruttato il petrolio dell'Arabia Saudita e ritengono che l'importo ammontare totale del sottosuolo saudita fin dall'inizio è di 160-170 miliardi di barili. Le due parti, i sauditi e le compagnie petrolifere americane sono trovate d'accordo per riconoscere che sono già stati consumati nel frattempo 100 miliardi di barili di petrolio. Se noi ci basiamo sull'ipotesi americana, peraltro io mi fido degli americani perché conoscono bene le riserve del sottosuolo saudita, rimangono solo 70 miliardi di barili di petrolio in Arabia Saudita, dico. 70 miliardi di barili,
vuol dire più o meno l'equivalente di due anni, un po' più di due anni di produzione mondiale. La consommation, ora, il consumo mondiale. La consommation quotidienne, il consumo praticamente quotidiano è di 85 milioni di barili al giorno oggi. E il consumo anno è di 30 miliardi di barili circa. E un'agenzia come l'Agenzia Internazionale dell'Energia, che era stata creata dagli americani, che unisce tutti i paesi consumatori, per decenni ha fatto discorsi molto tranquillizzanti, rassicuranti, spiegando che il petrolio sarebbe rimasto comunque a prezzi accessibili e soprattutto abbondante. Beh, anche l'Agenzia Internazionale dell'Energia oggi comincia a pubblicare dei rapporti molto allarmisti. E ho avuto anche un modo di discutere lungo con un uomo che è il responsabile economista di questa agenzia, che si chiama Fatih Birol, e poi ho detto: ma perché essere così pessimisti oggigiorno e perché soprattutto aver nascosto la verità per anni? E lui mi ha risposto: ma sa, io ho pensato per anni in effetti che sarei riuscito a convincere i dirigenti politici occidentali sulla gravità della situazione. E in effetti avrei pensavo che sarebbero intervenuti per porvi rimedio. E io gli ho detto: e j'ai été déçu par la passivité. E c'è la ragione per la quale ero deluso da questa passività, ed è per questo che adesso denuncio queste cifre, perché sono intervento davanti a questa passività. Le cifre che emergono sono in effetti angoscianti, si posso dire. Perché? Allora lui dice, per esempio, che nei prossimi 10 anni, quindi domani praticamente, per rispondere al fabbisogno mondiale, sarà necessario l'equivalente di 40 milioni di barili in più al giorno, oltre a questi 85 mila di cui parlavo prima, 85 miliardi, scusate. E quindi vuol dire l'equivalente di 4 nuove Arabie Saudite. E ovviamente la cosa è impossibile, perché siamo entrati in un periodo in effetti assolutamente storico, direi, dove si incrociano, come dire, due fenomeni importantissimi. Innanzitutto siamo di fronte in tutto il mondo ad una riduzione irreversibile delle riserve di petrolio, ed è una riduzione, un declino assolutamente rapido, che coincide peraltro con una vera esplosione della domanda e quindi del consumo di petrolio a livello mondiale, in particolare insomma ai paesi energetici che ne fanno domanda, la Cina, l'India e dicendo. Faccio un altro esempio: l'Arabia Saudita, che era una riserva di caccia per decenni degli Stati Uniti, gli accordi di sicurezza, gli accordi politici fra i due erano assolutamente raffinati e solidi. Ecco, l'Arabia Saudita oggi vende la metà della sua produzione, questo è un grosso punto importante, alla Cina. L'accordo che è stato stipulato tra Pechino e l'Arabia Saudita prevede che in effetti tra 15 anni la totalità della produzione dell'Arabia Saudita verrà destinata al mercato cinese. E questo naturalmente solleva un problema gravissimo dal punto di vista dell'approvvigionamento. Siamo a fronte di questo nuovo fenomeno, oltre ad un altro che denuncio, ovvero quello di una vera e propria guerra per le risorse, per accaparrarsi le risorse. La chiamo così, la guerra delle risorse. E forse possiamo immaginarci anche che il calcio d'inizio della guerra sia già stato dato da qualcuno nel 2003, in fondo. L'occasione dell'invasione dell'Iraq, ovviamente. Perché io ero rimasto colpito da un fatto piuttosto curioso. Quando l'amministrazione Bush è arrivata al potere nel 2001, la sua priorità non era la sicurezza internazionale o nazionale o il terrorismo, ma era l'approvvigionamento di petrolio. Dovete ricordarvi, naturalmente vi ricorderete, immagino che l'amministrazione Bush era derivata dal mondo del petrolio, direttamente collegata al mondo del petrolio. La prima decisione che
compresa nel gennaio del 2001 dalla Casa Bianca, fu quella di istituire una commissione sull'energia. E questa commissione, appunto, funzionava in maniera così discreta, oserei dire, nessuno sapeva chi la componeva, quali erano i suoi obiettivi. A tal punto che un giornalista del Washington Post aveva definita la società segreta ed era diretta e presieduta dal vicepresidente all'epoca Dick Cheney. Nei confronti di questa commissione sono state anche avviate una serie di iniziative da parte delle organizzazioni, dei consumatori, per poter giustificare, per chiedere a questa commissione di giustificare l'utilizzo di risorse pubbliche. Dopo due anni di varie battaglie giuridiche, nel 2003 soltanto, la commissione è stata costretta a pubblicare una serie di documenti, e il documento più interessante secondo me è quello del marzo 2001, nel senso che risale al 2001, ed è una carta geografica dell'Iraq dove tutta la parte sud del paese, la regione in particolare vicino all'Arabia Saudita, era già, suddiviso in 8 zone di sfruttamento delle risorse petrolifere. Quindi praticamente possiamo immaginare una cosa, cioè in fondo i responsabili americani, sapendo qual era lo stato reale delle riserve dell'Arabia Saudita, pensassero che una buona alternativa sarebbe stato, appunto, investire a lungo nei campi petroliferi. Adesso, a posteriori, possiamo dire che è stato un insuccesso totale, anche questo solo pensiero da parte loro, però ovviamente questa guerra per le risorse nel frattempo viene condotta quasi quotidianamente da diversi anni, da parte della Cina ad esempio, con i vari supporti e coltelli che mette in Africa, in America Latina, dove si espande nel Medio Oriente, eccetera. E ci ritroveremo secondo me in una situazione dove il petrolio diventerà sempre più raro, come la serie prima, sempre più caro ovviamente, e soprattutto ci ritroveremo con dei prezzi, delle quotazioni sempre più elevate, comunque sempre al rialzo. Grazie anche a questa speculazione ovviamente, ulteriormente incrementata la speculazione. Poi c'è un legame diretto e strano, in fondo, fra per esempio la crisi finanziaria del 2008, ricordate che i prezzi di quotazione del barile avevano raggiunto i $150-148 il barile. Ebbene, oggi sappiamo che esiste una speculazione attorno al petrolio sui mercati a termine. Per esempio, si comprano dei contratti, però 570 contratti che vengono negoziati su queste piazze finanziarie, mercati unicamente speculativi, ce n'è solo uno di contratto che equivale in realtà ad un vero carico di petrolio, a cui corrisponde infatti una petroliera. Per il resto è tutta speculazione finanziaria. E nel 2008 è stato scoperto, naturalmente sempre esposto, che i prezzi erano stati incrementati artificiosamente da questa speculazione da parte di tre banche americane. Che erano all'origine peraltro della famosa crisi di subprime, eccetera, la Goldman Sachs, tanto per dire, JP Morgan, la JP Morgan e Citigroup, la Citigroup, che aveva gruppi bancari americani che avevano comprato l'equivalente di 1,1 miliardi di barili di riserve, più delle riserve strategiche di tutti i paesi occidentali messi insieme. Quando in effetti i prezzi sono arrivati al top, hanno giocato al ribasso le banche, guadagnato di nuovo una fortuna, rovinando nel frattempo anche i consumatori. Quindi praticamente non c'è nessuna
materia prima più vitale, più strategica, più essenziale, perché le nostre stesse vite quotidianamente, il cui funzionamento è così antidemocratico, nel senso che sfugge a qualsiasi tipo di controllo democratico. Non c'è niente di più vero nel caso del petrolio. Vi faccio un altro esempio. Io ho parlato di questo accordo che c'era stato nel 1928 a Cagliari. E le compagnie petrolifere si erano messe d'accordo in effetti per far pagare i clienti a partire dalla distanza più remota. Quindi la distanza più lunga veniva calcolata per un carico imbarcato dal Golfo del Messico. Ebbene, durante la seconda guerra mondiale, abbiamo visto in effetti le compagnie americane e le compagnie inglesi che avevano realizzato degli utili record, approvvigionando naturalmente i navi militari che stazionavano nei porti della Persia, i ministeri della guerra dovevano pagare secondo di questi criteri, quindi a prezzi stratosferici, insomma. E poi aggiungo anche che mai il petrolio in effetti mai il petrolio è stato così poco presente in fondo nei dibattiti democratici, perché i dati reali sono falsi o comunque dissimulati. Mai in effetti le compagnie petrolifere hanno reso conto a nessuno sulle loro manovre e i loro maneggi. Faccio un altro esempio: durante la seconda guerra mondiale, i nazisti e i tedeschi. Volevo sapere se il suo microfono sul tavolo è spento. Scusate se interrompo. È spento? Durante la seconda guerra mondiale, durante la seconda guerra mondiale i nazisti avevano problemi di approvvigionamento. Si erano prodotti loro stessi del petrolio sintetico, il massimo che potevano. Fin dal 1934 ci sono stati degli accordi, che sono stati stipulati fra il gigante del petrolio americano, la Exxon, anche la Dupont, e il IGF Farben per produrre non solo petrolio, bensì anche appunto le compagnie americane. Le compagnie americane si sono messe a sostenere il programma che prevedeva la produzione di gas per i campi di sterminio e via dicendo. E quando hanno mandato quel fondo, ha chiesto al presidente Truman alla fine della guerra se il comportamento delle aziende come la Exxon era da considerarsi tradimento. La risposta è stata sì, senza dubbio. L'unica sentenza in effetti a cui è stata poi esposta la Exxon è stata una multa di $50,000. Lei vuole per caso interagire con me, fare delle domande?